Presidente Scopelliti, utilizzare lo strumento Europa per far rinascere il nostro paese, quale ruolo può giocare la Calabria in questa importante sfida? Ha un ruolo significativo, un ruolo di traino per questo mezzogiorno. Noi conosciamo poco le opportunità che mette in campo l'Europa, dobbiamo conoscerle meglio, possiamo sfruttarle e possiamo soprattutto metterle a disposizione della nostra comunità, della classe imprenditoriale, della classe dirigente che ha il compito di governare gli enti territoriali. Ci sono tutta una serie di cose che ci aiutano a pensare che questo sia un qualcosa che possa aiutare e confortare il cammino che noi abbiamo messo in campo e quindi lavorare per continuare a sognare e a costruire un futuro diverso. Tra astensionismo, voto di protesta, come si possono convincere i calabresi a diventare protagonisti di questo cambiamento? Condividendo il fatto di andare a votare e di esprimere un voto utile. Oggi il voto di protesta non ha significato perché la protesta non ha un'alternativa di governo e non lo rappresenta, quindi è un voto inutile, un voto che è un segnale che già la politica ha ricevuto molto bene. Bisogna dare un voto utile, magari a un gruppo dirigente giovane, una classe dirigente capace, che vuole trasformare e cambiare i propri territori, che porta con sé l'esperienza della gestione, della cosa pubblica, che può dare un grande contributo alla rinascita del Mezzogiorno e quindi della nostra Calabria. Nel suo intervento ha detto: io mi candido perché sono stato tolto dalla regione. C'è un po' di rammarico in questa sua campagna elettorale? E come non c'è? Io, il mio desiderio è quello di propormi ai cittadini calabresi tra 10 mesi per le nuove elezioni ed essere giudicato sulla scorta delle cose fatte, delle cose da fare che ancora erano in corso e quindi giudicato dai calabresi. Sono stato cacciato, è una verità, perché non dirlo? E quindi sono stato costretto a trovare una strada alternativa cercando di contribuire in maniera diversa alla realizzazione di questo nostro progetto. Speriamo di ottenere il consenso e quindi l'adesione dei calabresi con un voto il 25 maggio.